Turno infrasettimanale positivo per la Viola che batte Fortitudo. Termina 94-73 la sfida del Pala Calafiore, tutt'altra storia rispetto alla combattutissima sfida d'andata con l'ex Claudio Cavalieri emozionato nel giocare nel maxi impianto Regino. Il primo quarto, a rilento per i locali, lo vincono i Verdi di Messina. Ottimi 10 minuti iniziali della Fortitudo che trova anche due canestri di Nabuife e i liberi di Mollica per il 15-20. La My Energy rientra fino al 19-20 grazie alla consueta solidità di Tirtišnik, ma è Cadera a fissare il 19-22 con 2 su 2 della linea dei liberi. La Fortitudo approccia bene anche il secondo quarto, segna subito Simone Cavalieri, poi Cadera inchioda 2 stoppate consecutive. La partita si riaccende, Reggio mette un paio di canestri pesanti, opera il primo sorpasso con la capitana Binelli sul 32-31 e poi allunga fino al 38-33 con i canestri di Secca e Mavric, mentre Scozzaro e Cadera tengono la Fortitudo in linea di galleggiamento. Nel terzo periodo la My Energy vola sul più 10, la Fortitudo non ci sta, ancora Tagliano e Giannullo pescono 2 triple. La gara a quel punto si spezza in due definitivamente. Maxi parziale di 27-4 confezionato dalle bombe in serie di Tirtišnik, Aguzzoli e Maximovic, con l'ucraino che tocca quota 25 sul 78-52. Partita di fatto ormai in cassaforte per i reggini. Bello l'assist di fine gara del ritrovato russo, esaltante il nuovo canestro del giovane Mazza, così come l'energia di Yusufa Conte. Coach Cigarini fa girare uomini e mezzi in vista dell'imminente terza gara in una settimana, sabato alle 16:30 in un nuovo derby dello Stretto in casa del Castanea.